Allora riprendiamo la nostra cronaca dalla terza giornata del torneo delle regioni, edizione numero 57. Siamo sempre a Giulianova per la gara tra gli allievi della Basilicata e quelli della Lombardia. Abbiamo seguito i giovanissimi che hanno pareggiato 1-1, secondo pareggio al torneo delle regioni per la Basilicata, dopo quello della Juniores di ieri 2-2 contro il Lazio. È arrivato quello odierno dei giovanissimi di mister Borneo, 1-1 che arriva dopo i rigori, uno per parte, uno segnato da Cappadonna, l'altro da Giardinetti. Tre rigori hanno permesso alla Basilicata di conquistare due punti. Allora andiamo a leggere le formazioni delle squadre che sono già scese in campo. Partiamo dalla Basilicata con Donnaiana tra i pali, Lavano, Cardone, Summa, Lioi da sinistra a destra in difesa, poi a centrocampo Soldo e Papa, sugli esterni De Oregi e Claps, a centrocampo La Guardia e Caivano d'attacco, mancano Gorghini e Vigliotta. Il tecnico è Antonio Panariello. Dall'altra parte Lombardia con Marocco, Bassi e Milesini sono i due terzini, Crippa e Marsetti i centrali, Martiri, Mancuso a centrocampo, Motta, Bertoccia e Toniolo alle spalle di Cicogna. Unica punta della Lombardia, Lombardia allenata da Daniele Tacchini. Classifica che recita: Liguria 6 punti, Lazio 3, Lombardia 3, 0 invece la Basilicata. Basilicata che potrebbe recitare ancora il ruolo di guastafeste come l'ha fatto nella gara dei giovanissimi. Dobbiamo ancora capire se la Lombardia effettivamente è riuscita a passare come miglior seconda nella categoria appunto giovanissimi. Dopo il pareggio si parte in questo momento con la Basilicata che attacca da sinistra a destra dei vostri teleschermi. Squadra di mister Panariello. Primo calcio di punizione fischiato dall'arbitro, che è il signor Pizzii di Teramo, di Berardino ed Esposito, anche loro di Teramo, i due assistenti. Quindi Esposito invece di Pescara è stato l'arbitro della gara dei giovanissimi. Una piccola correzione, allora andiamo in cronaca diretta con Summa che va a palla al piede, riesce a servire una compagna, si tratta del numero 5 De Oregi. Poi Martiri per la Lombardia, Bassi, palla lunga di Bassi, conquista la sfera Bertoccia. In mezzo a tre Bertoccia prova ad andare sulla parte sinistra, invece da Milesini il terzino mette il pallone dentro, aggancia in qualche modo Cicogna, non riesce però a tenere il pallone. Ancora Lombardia con il numero 14 Martiri, dietro il pallone per Bassi. Ultimo tocco da parte di un giocatore in casacca arancione. La Basilicata in arancio, in nero, la Lombardia. Cercheremo di darvi ragguagli anche per quanto riguarda le altre partite, o meglio l'altra partita, quella tra Lazio e Liguria, che andrà a delineare la classifica finale del girone A. Conquista un calcio d'angolo la Basilicata. Sul pallone Papa. Fischia l'arbitro che va a richiamare un paio di giocatori all'interno dell'area di rigore per la Lombardia Summa, anzi per la Basilicata Summa. Palla all'interno dell'area di rigore, non c'è deviazione di giocatori della Basilicata, allora può ripartire la Lombardia. Lo fa con il numero 3 Bertoccia. Bertoccia che parte, palla al piede, ancora Bertoccia, supera un altro avversario. Bertoccia è largo e libero il numero 18 Motta a sinistra. Un po' di egoismo qui per Bertoccia, che alla fine si fa bloccare dai difensori della Basilicata. Calcio di punizione, c'è stato un fallo di Motta, colpito Soldo, Giovanni Soldo della sua potenza. Calcio di punizione per i ragazzi di mister Antonio Panariello. Questa partita, lo ricordiamo, si gioca sui 40 minuti.
a differenza dei giovanissimi, tanto claps, carbone. Pallone uscito, la rimessa laterale per la Lombardia con Bassi che va alla battuta. Claps, segue il pallone Marzetti, palla conquistata dalla squadra lucana, buono il passaggio largo a destra con il numero 8, c'è la guardia che prova a servire al centro un compagno, c'è l'intervento in chiusura della difesa della Lombardia, di un difensore della Lombardia, Carbone, Summa, De Oregi, fermato Lioi, Carbone, buono il passaggio con il successivo stop di Soldo. Lioi cerca al centro la guardia, palla, anzi era Caivano, troppo lungo il pallone per l'attaccante del Potenza. Colpo di testa da parte di Marzetti, tiene il pallone Milesini, anzi scusate, con il numero 16 Soldo, poi esce la Lombardia, palla al piede con Milesini, la corsa del terzino, viene seguito da vicino da De Oregi, la chiusura di De Oregi, calcio, anzi rimessa laterale per la Lombardia, passati i primi 5 minuti di gioco, 0-0 qui a Giulianova tra la Basilicata e la Lombardia. Liguria che sta guidando il girone con 6 punti, come abbiamo detto prima, 2 vittorie, 3-0 contro la Basilicata, 1-0 contro la formazione lombarda. Ora il Lazio che invece ha perso la prima partita e ha vinto la seconda. Rinvio da parte di Donnayan, poi Claps, Toniolo che gioca a destra, a sinistra invece Motta, Lavano, lancio lungo verso Soldo, l'uscita sicura di Marocco. Rinvio dal portiere della Lombardia, al cerchio di centrocampo con la spalla Claps. Sfera che arriva sui piedi di Donnayan. Rinvio di Donnayan, la zona di Soldo, anticipato da Milesini. Lioi prova la giocata in mezzo a due, si libera del pallone, scambio con Di Oregi. Summa. Carbone, Donnayan, rinvio lungo dell'estremo difensore verso Caivano, Caivano che non riesce ad arrivare sul pallone, rimessa laterale per la Lombardia. Lombardia sfortunata l'anno scorso, nonostante i 6 punti conquistati, arrivò alla fine come terza a causa della differenza reti e fu costretta ad abbandonare al primo turno il torneo delle regioni 2017, quello che si è tenuto in Trentino. È un'ipotesi che potrebbe ripresentarsi anche in questa occasione. Liguria che è avanti con più 4 nella differenza reti, Lombardia invece a più 1, Lazio anch'essa a più 1,
Quindi bisogna vedere cosa succederà quest'oggi per capire chi delle tre arriverà come prima e se magari con il punteggio come migliore seconda. La differenza reti finali, la Lombardia potrà superare il Lazio. Tutto dipende ovviamente da queste ultime due gare. Fino a questo momento sono entrambe ferme sullo 0-0. Claps. Lioi, morbido il pallone al centro dell'area. In generale, per quanto concerne le squadre che abbiamo seguito, quindi giovanissimi, allievi e juniores, abbiamo potuto riscontrare una crescita delle rappresentative nel corso di queste giornate. Avvio da dimenticare contro la Liguria, poi piano piano le squadre stanno rifacendo. Le tre rappresentative femminili invece, che purtroppo è penalizzata dal fatto di essere al primo anno qui al torneo delle regioni, due sconfitte per 6-0, ma sicuramente c'è la base per costruire qualcosa in futuro. Calcio di punizione per la Lombardia, quando siamo per scavalcare il minuto numero 10. È andato fuori soldo in attesa di essere richiamato dal direttore di gara. Palla all'interno dell'area di rigore, il fuorigioco segnalato dall'assistente numero 1, dal signor Di Berardino, dalla sezione di Teramo. Calcio di punizione. Colpo di testa di Bassi, palla che termina fuori, rimessa laterale per la Basilicata. Intanto arriva il primo risultato che cambia, Liguria in vantaggio 1-0 sul Lazio. Questo può sicuramente avvantaggiare la Lombardia, che ha necessità però di portare a casa comunque i tre punti per figurare tra le migliori seconde. Ha segnato Pesarin per la Liguria, palla all'interno dell'area di rigore, la deviazione di un giocatore lombardo. Allora la squadra di Tacchini può uscire dalla propria metà campo. Buona la chiusura da parte di Lioi, che permette alla Basilicata di schierarsi nuovamente, evitare di esporsi alla contropiede avversario. Colpo di testa di Cicogna, riparte la squadra lucana. Colpo di testa di Mancuso, poi Bertoccia, Motta, il passaggio all'interno dell'area di rigore, l'uscita rischiosa di Donnaianna, palla messa in mezzo, fortunatamente all'interno dell'area c'è Carbone che evita il peggio. Si è preso un grosso rischio qui Luigi Donnaianna, portiere della Virtus Avigliano. Sarà calcio d'angolo per la Lombardia, sul pallone va ad incaricarsi della battuta a Bertoccia. Calcio d'angolo. Palla all'interno dell'area piccola, lo stacco di testa da parte del numero 18,
Mancuso. Anzi, Motta. Al tredicesimo passa in vantaggio la Lombardia. Con questo risultato i lombardi sono più vicini alla qualificazione. Sebbene come miglior seconda incocciata da parte di Motta e gol della Lombardia. Arriva al minuto numero 13 il gol lombardo. Allora si può tornare a giocare con la Basilicata sotto di un gol. Summa. Carbone. Colpo di testa di Caivano. La guardia. Viva l'azione per la Basilicata. Va sulla corsia di sinistra Papa. Fermato da un giocatore della Lombardia. Rimessa laterale conquistata ancora dalla squadra di Panariello, che può andare alla battuta con Gerardo Piolavano. Ancora Lavano. Non c'è fallo sul terzino lucano. Rimessa dal fondo per la Lombardia, che come detto sta guidando 1-0. Con la rete siglata al tredicesimo minuto da Motta. Ancora Lombardia, Toniolo si rifugia dietro da Milesini. Motta che gioca nel prosesto. Squadra che ha avuto in passato anche i professionisti. C'è il fallo qui in attacco della Lombardia. Rimasto a terra il giocatore lombardo, dicevamo. Gabriele Motta gioca nella prosesto. Prosesto che ha portato tre giocatori. Miucci, Rudy Losso e appunto Motta. Con l'esterno del piede è andato Lioi, De Oregi, Claps, testa Crippa, alza un campanile di testa anche Caivano, non passa il pallone, si difende bene la Lombardia, arriva il tiro di De Oregi dalla distanza. Marocco fa sua la sfera e subito mette in movimento Bassi sulla destra. Il pallone alla ricerca di Motta, anzi di Toniolo, dentro il pallone per Motta, arriva il raddoppio ancora di Gabriele Motta, 2-0 Lombardia. Due reti fondamentali anche nel caso in cui il Lazio dovesse vincere. Gol che arriva al minuto numero 17, doppietta quindi di Motta. Il giocatore della Prosesto ha messo a segno una doppietta nel giro di 3 minuti. E allora Basilicata 0, Lombardia 2, dopo 18 minuti di gioco. Più 3 ora la differenza reti in favore della Lombardia, questo che è un altro parametro valido poi per andare a vedere chi andrà a superare come miglior seconda il girone
tanto buono il contrasto di Claps, che però regala il pallone agli avversari. De Oregi, carbone di testa, ancora De Oregi, appoggia su Claps. Con il numero 10 Lavano, fermato con un fallo il capitano. L'arbitro chiede di battere nella posizione in cui è avvenuta l'irregolarità. Carbone, palla morbida all'interno dell'area di rigore, l'uscita, o meglio la presa di Marocco, che non deve spostarsi. Sbaglia il controllo del pallone Motta, allora riparte la Basilicata. Alza la testa Claps, cerca a sinistra Papa, c'è l'intervento regolare, forse con un braccio, indica così il direttore di gara Pizzi di Teramo. Calcio di punizione in favore della Basilicata. Uno, due di Motta quindi per la Lombardia. Lombardia in vantaggio. Palla all'interno dell'area di rigore, l'uscita anche in questo caso puntuale di Marocco. Motta, la palla dall'altra parte dove c'è Toniolo, lungo però il pallone per il calciatore della Lombardia. Rimessa dal fondo per la Basilicata, ma c'è un giocatore della Lombardia a terra. È fuori dal campo, quindi tecnicamente si potrebbe tornare a giocare. L'arbitro si va comunque a sincerare delle condizioni del giocatore. E arriva lo staff medico dei Lombardi. Il giocatore a terra dovrebbe essere Toniolo, anzi è Martiri. Lioi, buono lo stop, palla in mezzo, preda però di Marsetti, colpo di testa di Marsetti, anche di Mancuso. Si tratta invece del numero 4. Cicogna, giocatore che era rimasto a terra, non Martiri. Partito Toniolo sulla corsia di destra, Toniolo, buono il passaggio per Bertoccia. Bertoccia l'uno contro uno, davanti a lui c'è Summa, ultima deviazione della difensore centrale. Antonio Summa tocca e la palla termina in corner, corner per la Lombardia quando abbiamo superato il ventesimo, siamo al 22° minuto di gioco. 2-0 in favore della Lombardia, la doppietta di Motta. Dalla bandierina la squadra lombarda parla all'interno dell'area di rigore, la deviazione di Dioregi che allontana la sfera, la giocata intanto di Bertoccia, mette un buon pallone all'interno dell'area di rigore, Bertoccia che si inventa una bella parabola che frutta il 3-0 per la Lombardia. Doppietta di Motta, gol di Bertoccia al 23°, arriva il 3 della Lombardia con questa palla che scavalca Donnayan. Lombardia che segna la terza rete.
primo tempo da dimenticare per i ragazzi di Panariello. Rinvio di Donna Ian. Colpo di testa da parte di Caivano. Pallone morbido in mezzo, ricerca di Soldo. L'uscita di Marocco. Rinvio Marocco. Motta. Cicogna. Il duello consuma. Ancora Cicogna. I due finiscono a terra, però non c'è fallo. Suma tiene a bada l'attaccante della Lombardia e riparte la squadra di Panariello. Fino a questo momento 2-3-0. 3-3-0, anzi, sia con la Liguria che con il Lazio, era finita così. Lo correggiamo, un nome, non Bertoccia ma Bertocchi, è arrivata ora la correzione. Il numero 3 della squadra allenata da mister Tacchini, autore del gol tra l'altro della 3-0. Rimessa laterale in favore della Lombardia che rimane in zona d'attacco. Continua a pressare anche perché, come dicevamo, fondamentale per la squadra di Tacchini la differenza reti. Palla all'interno dell'area di rigore, stacca Lioi. Bassi addosso al numero 2 Caivano, che è andato a dare una mano in difesa, è rimasto davanti il più alto, la guardia Lioi. Summa, Deo Regi, anzi Claps. Caivano si appoggia su Papa, ancora Caivano, verso la guardia, stacca di testa Marsetti, poi il capitano Mancuso, alla fine il fallo è dello stesso Mancuso, calcio di punizione per la Basilicata che si riporta nella metà campo della Lombardia. Si scaldano intanto ben 5 elementi della panchina lucana, tutti seduti invece i componenti della panchina lombarda. Sul pallone c'è il numero 10. Gerardo Pio Lavano, il numero 3. Carbone calcia Lavano dalla distanza, palla alta sulla traversa. A rinvio la Lombardia con Marocco. Palla nei pressi del cerchio di centrocampo, Soldo. Deo Regi, sbagliato il passaggio, Lombardia che torna in possesso del pallone con Milesini, buono il passaggio in verticale per Motta, Motta che va a piazzare il pallone, tris di Motta, 4 gol della Lombardia, 4-0 per la Lombardia, Lombardia scatenata in questo primo tempo. Buono il passaggio in verticale di Milesini, gol che arriva al minuto numero 28. Il filtrante di Milesini che trova pronto Motta, Motta bravo a
piazzare il pallone sull'angolo lontano, non ci arriva Donnayan, 4-0. Riparte la Basilicata, mette in cassaforte il risultato la Lombardia, e ora si trova più 5 con la differenza reti. Differenza reti importante che permette alla Lombardia, caso in cui il Lazio riesca a rimontare la Liguria, di passare come prima nel girone. Però in questo momento è seconda la Lombardia con 6 punti, Liguria in testa con 9, in virtù dell'1-0 che i Liguri stanno ottenendo contro il Lazio. Ricordiamo che alle 16 andremo a seguire una sfida, la più importante della giornata senz'altro per quello che può arrivare, ovvero la Juniores di Maniello affronterà ancora la Lombardia per cercare di strappare il pass per i quarti di finale, impresa ardua ma non impossibile, soprattutto dopo quello che ha fatto vedere ieri contro il Lazio, Lazio di Ippoliti che era arrivato in finale l'anno prima contro la Toscana e rischia di non arrivare ai quarti quest'anno. Palla recuperata dalla Basilicata, va giù il numero 15 Papa, calcio di punizione Lucano. Quando siamo entrati ora negli ultimi 10 minuti dal primo tempo, Lavano, Claps, Soldo, buono l'1-2 tra la guardia e Caivano, alla fine allontana senza grosse preoccupazioni la difesa della Lombardia. Summa, Lavano, ancora Lavano, in due su Toniolo, c'è il fallo, il calcio di punizione fischiato da Pizzi di Teramo. Palla battuta verso Bertocchi. Ancora Bertocchi prova ad andare sul fondo, riesce in un primo momento a superare Lavano che ci mette alla fine il piede sinistro. Concede il calcio d'angolo alla Lombardia, Lombardia che, lo ricordiamo, lo vedete anche in sovraimpressione, vince 4-0, tripletta di Motta e gol di Bertocchi. Palla calciata all'interno dell'area di rigore, per poco, palla Sibile vicino al palo, vicino al palo sinistro della porta difesa da Donnayan. Contro il Lazio la Lombardia è andata a segno con Rudilosso e Martiri. Rudilosso ha siglato un calcio di rigore al 9. Corner che sta per essere battuto dalla Lombardia in movimento all'interno dell'area di rigore. Palla sul secondo palo, non c'è nessuno. Donnayan può far su il pallone senza grossi patemi e può ripartire. Va con il rilancio coi piedi lungo dall'altra parte dove c'è Lavano. Lavano prova a controllare, arriva il tocco di Mancuso, rimessa laterale per la Basilicata già battuta, De Oreggi, Claps, allarga il gioco in direzione al Soldo che si fa anticipare, Summa, Lioi. Di Oreggi, palla non passa, di testa Soldo, Millesini, buono il tocco da parte di Cicogna,
Mancuso, Bassi. La giocata di Toniolo che si porta all'interno dell'area di rigore, il tocco di Carbone che allontana, ancora viva però l'azione per la Lombardia. Il tiro di Bertocchi, palla che termina tra le braccia di Donna Ian. Marsetti, Millesini, passa il filtrante di Millesini, ultimo tocco di Soldo, ancora rimessa laterale per la Lombardia, gara che è a senso unico, Lombardia che sta facendo nettamente la partita. Quasi disimpegnato Marocco. Ultimi 5 minuti con la Lombardia avanti per 4-0. Intanto arriva un altro risultato, un altro cambio di risultato mentre seguiamo questo colpo di testa di Bertocchi. C'è il raddoppio della Liguria, gol di Pezzi, e quindi si va a delineare un po' la classifica con la Liguria che sempre più in testa con 9 punti. Lombardia 6, Lazio 3 e Basilicata 0. Ovviamente bisogna attendere il finale anche dagli altri campi. In questo momento sarebbe ampiamente qualificata la Lombardia perché c'è solo un altro gruppo, una squadra a 6 punti, e l'Abruzzo nel girone B, almeno in virtù dei risultati parziali. Siamo quasi alla fine di questo primo tempo. 6 punti per Lombardia e Abruzzo, 5 per il Piemonte Val d'Aosta, 4 per la Sardegna, sempre 5 per le Marche. Rinvio di Bassi, c'è un fallo di Toniolo, calcio di punizione Basilicata. De Oregi, Summa, Soldo si fa rubare il pallone dall'ottimo Bertocchi, poi Motta, scambio con Malesini. Riesce a mettere un pallone in mezzo Malesini, spazza Lavano. Calcio d'angolo Lombardia che continua a pressare. Corner Lombardia, corner battuto corto. Millesini, anzi Motta, si gira, prova a mettere il pallone all'interno dell'area con il sinistro. Sulla schiena di De Oregi, rimessa laterale per la formazione in casacca nera. Palla lunga all'interno dell'area di rigore, svetta Somma. Allunga il pallone, il numero 8 la guardia. Poi Caivano, mette un po' di pressione a Marocco. Ancora con il numero 16, porta all'interno dell'area di rigore. Giocatore della Lombardia, Millesini, c'è il fallo in attacco, calcio di punizione.
Donnayan, Mancuso, palla sull'esterno, provato Motta a mettere il pallone in mezzo, ancora un calcio d'angolo, ma Lombardia che staziona quasi perennemente nella metà campo della Basilicata. Intanto mancano meno di 2 minuti, 1 minuto e mezzo, la chiusura della prima frazione dominata dalla Lombardia. Lombardia che ora prova a segnare la quarta rete, però il pallone la quinta rete, il pallone è uscito, provato a calciare in porta Cicogna, palla alta sulla traversa. Pallone rubato, letteralmente strappato via dal numero 3 Bertocchi, uno dei migliori fino a questo momento della selezione lombarda in generale, e l'11 della squadra di Tacchini, che sta facendo davvero una buona prova in tranquillità, in scioltezza, sta vincendo 4-0. Finisce qui il primo tempo, addirittura qualche secondo prima del 40esimo. E allora noi interrompiamo per qualche minuto la telecronaca, ci risentiamo per il secondo tempo di Basilicata Lombardia, categoria allievi. Siamo pronti a raccontare anche il secondo tempo di Basilicata Lombardia, 4-0 il parziale, con la tripletta di Motta e il gol di Bertocchi che tengono avanti la Lombardia. Lombardia che, come dicevamo durante il primo tempo, è qualificata come miglior seconda. Si parte in questo momento. Intanto è entrato col numero 7 Felice Grande, fuori Caivano nella Lombardia, nella Basilicata. Grande giocatore del Potenza, così come Caivano. Dominio della Lombardia nella prima frazione, suggellato da 4 reti. Il Lazio è in svantaggio 2-0 con la Liguria. Palla giocata da Claps, numero 3 Carbone, poi Lavano, Claps, giro palla della Basilicata che si è trattenuta qualche minuto in più rispetto alla Lombardia, entrata dopo poco tempo in campo. Formazione di Panariello che fino a questo momento non ha raccolto punti, non ha segnato neanche una rete, ha subito però 10 reti, questo fino a questo momento il borsino della formazione di Panariello. Va al rinvio Donnayan, l'uomo verso la guardia, c'è il fallo nei confronti dell'attaccante, anzi da parte dell'attaccante. Calcio di punizione per la Lombardia, subito battuto, buono l'intervento di Lavano che recupera il pallone. Claps, vicino c'è De Oregi, servito, rubata ancora una buona palla da Mancuso, a sinistra il pallone in direzione di Milesini. Mancuso, Crippa, Bassi, ancora Crippa, Marsetti, Milesini, arriva il raddoppio su Milesini, l'ultimo tocco è di De Oregi, rimessa laterale per la Lombardia. Intanto noi continuiamo a seguire quello che succede sugli altri campi.
dove la Liguria continua a vincere 2-0, l'abbiamo detto in precedenza, le reti prima di Pesarin, autorete di Pesarin e poi il gol di Pezzi. Giornata difficile per Pesarin del Lazio, che è stato anche espulso per aver rivolto all'arbitro una frase ingiuriosa, un po' come è successo ieri alla Basilicata, categoria juniores, con Cosentino. Cosentino è espulso e non prenderà parte ovviamente alla gara di questo pomeriggio alle 16, che vi racconteremo su, sempre su LND Basilicata Channel. Ieri vi abbiamo mostrato la gara anche in differita alle 21.30. Tanto si riparte con la Basilicata e con Gigi Donayan pronto a battere la rimessa dal fondo. Colpo di testa di Bassi, accomoda il pallone di Oregi. Anzi, era Claps che subisce il fallo di Cicogna. Claps, Lavano, ancora Claps, Carbone, Donayan, palla di ritorno per Carbone. Lunga la sfera, ricerca di Grande, anzi di La Guardia. Grande insegue con Lavano il pallone, l'ultimo tocco è del terzino, la rimessa laterale per la Lombardia. Martiri con la spalla a Cicogna, però è stato spinto, calcio di punizione subito battuto, calcio di punizione battuto almeno 4-5 metri più lontano rispetto al punto in cui è avvenuto il fallo, e allora si ripete il calcio di punizione quando sono passati già 5 minuti dall'inizio del secondo tempo. Basilicata 0 Lombardia 4, cambio per la Basilicata fuori col numero 4 Claps. Vediamo chi è il giocatore che è entrato per la Basilicata. È entrato Valenzano col numero 19. Un po' di confusione davanti a Donayan, riesce a liberare, a spazzare l'aria la Basilicata. Fischia il direttore di gara, il signor Pizzi di Teramo. Vediamo cosa ha deciso. C'è la segnalazione dell'assistente. Calcio d'angolo per la Lombardia. Ovviamente secondo tempo con ritmi più bassi, Lombardia che probabilmente negli spogliatoi avrà saputo dei risultati degli altri campi, che se non bisogna abbassare la guardia. Palla all'interno dell'area di rigore, dell'area piccola, Donayan, lui ha battere la rimessa dal fondo perché c'è stata la deviazione di Cicogna. Rimangono sempre Lombardia e Abruzzo le migliori seconde, ne passano tre. Curiosi di sapere anche tra i giovanissimi se la Lombardia, che aveva comunque la possibilità di passare, è riuscita nell'intento.
e c'è riuscita la Lombardia con 5 punti, è la terza formazione tra le ripescate come seconde a passare. Intanto c'è stata un'ammonizione. Dovrebbe essere stato ammonito Papa. Quindi Lombardia che è riuscita a passare anche con i giovanissimi come terza miglior seconda. Palla all'interno dell'area di rigore, Donna Ianna con i pugni allontana. C'è Soldo che viene fermato dall'intervento irregolare di Millesini, calcio di punizione Basilicata. Carbone. Deoregi. Ancora Carbone. Donna Ianna. Riesce a tenere il pallone lì Oi in un primo momento, poi lo trascina oltre la linea laterale. C'è un cambio per la Lombardia, fuori col numero 2 Bassi, dentro con il numero 6 Dagani. Al decimo minuto del secondo tempo, il cambio, il primo della Lombardia. Fuori anche col numero 8 La Guardia. Cambio anche per la Basilicata. Dentro col numero 13 Spadafora. Anzi, Martoccia. Calcio d'angolo per la Lombardia che continua a sostare nella metà campo della Basilicata. Cicogna dentro il pallone da parte di Toniolo, poi il pallone dietro in direzione Marocco. Fischia l'arbitro. Credo forse il fuorigioco per la Lombardia. Carbone. Deoregi. Prova a sorprendere le spalle dell'avversario. Il gol che arriva per Lavano. Lavano che si è riuscito a infilare in mezzo a due. Trova il gol del 4-1. Basilicata 1, Lombardia 4, a segno Lavano al minuto numero 11. Tanto dall'altra parte la Lombardia prova a rendersi pericolosa con il numero 18 Motta, autore di una bella tripletta nel primo tempo. Con questa rete anche gli allievi riescono a segnare una rete. Ora mancherebbe tecnicamente solo la femminile, che gioca a Martinsicuro alle ore 14:30. Partita che sarà trasmessa in diretta sul sito del Torneo delle Regioni. Noi invece seguiremo a partire dalle 16 la partita della Juniores. Carbone. Rubato il pallone da Cicogna. Cicogna torna indietro. Attende l'arrivo di un compagno. Ancora Cicogna all'interno dell'area. Cicogna. Donna Ianna anticipato da un
giocatore della formazione lombarda, si trattava di Motta, ci ha messo però il piede Donnaiana, quindi ultima deviazione della sua, sarà calcio d'angolo per la Lombardia. Era un giocatore casacca nera, si tratta proprio di Cicogna. Dalla bandierina la Lombardia, palla all'interno dell'area di rigore, esce con una mano Donnaiana, Mancuso la ributta all'interno dell'area di rigore, occhio a Motta, poi la conclusione da parte del numero 16 Milesini, ma c'è carica sul portiere terra Donnaiana. Tanto si fa sentire Tacchini dalla panchina, chiede ai suoi di evitare di giocare per conto proprio, ma di giocare la squadra un po' come è avvenuto nel primo tempo, dove la Lombardia si è regalata 4 gol che con alcune azioni degne di nota. Qui rischia Carbone, palla a sinistra dove c'è il numero 10 Lavano, autore del gol del 4-1. Donnaiana ripreso, sì, tranquillamente, rischia qui, è arrivato Cicogna in fastidio. Ancora Basilicata, palla lunga, intervento da parte di Marsetti. Palla lunga, chiusura di Summa, rimessa laterale Lombardia con Cicogna che lascia sfilare, rimessa laterale che sarà battuta da Dagani. Intanto arriva un altro cambio per la Basilicata e uno per la Lombardia, fuori con il numero 20 Toniolo, dentro col numero 7 Di Bitetto. Questo è il cambio della Lombardia, vediamo invece cosa ha deciso di fare Panariello, chi andrà a sostituire, però prima si gioca, poi il cambio della Basilicata. Primo pallone toccato dal neo ingresso in campo di Bitetto. Anzi era Dagani. Poi Martiri. Vediamo se riesce a tenere il pallone in campo, commette fallo, calcio di punizione per la Basilicata. Minuto numero 17, 4-1 in favore della Lombardia, tripletta di Motta, gol di Bertocchi, accorcia Lavano nel secondo tempo. Ancora un fallo, potrebbe arrivare il giallo. Giallo che arriva per Dagani. Ammonito Dagani per questo intervento. Questo è un tocco volontario, qui c'è la munizione. Sul pallone Carbone, pronti non uno ma due cambi tra le fila della Basilicata. Intanto arriva il terzo gol della Liguria,
palla all'interno dell'area di rigore, il colpo di testa di Martiri. Palla ancora allontanata dalla retroguardia, in questo caso retroguardia lucana, in questo caso Lioi, da Gani. Va giù Bertocchi. A terra il giocatore della Lombardia. L'arbitro è lì, il numero 3 Bertocchi. Tanto pronti ancora altri cambi, mentre rimane a terra Bertocchi, un po' di frizioni lì dalle parti dove è avvenuto il fallo. Intanto è arrivato il momento delle sostituzioni. Allora, per la Basilicata fuori il numero 15, Papa. È il numero 16 Soldo. Dentro con il numero 14 Napoli. E col numero 18 Tancredi. Cambio anche per la Lombardia. Fuori Bertocchi. Dentro Lagotana. Ben tre cambi quindi all'attivo questo momento. Intanto occhio al colpo di testa di Cicogna all'interno dell'area di rigore. Donna Ianna distende le braccia, va ad intercettare il colpo di testa. Quindi fuori Papa, dentro Napoli, fuori Soldo, dentro Tancredi, fuori Bertocchi per la Lombardia, dentro Lagotana. Lavano non riesce a superare il diretto avversario, c'è il tocco di Milesini. Summa, Donna Ianna, Carbone, palla lunga, facile per la retroguardia della Lombardia intervenire su questo pallone. Palla che ritorna in possesso della Basilicata, c'è il fuorigioco, la bandierina alta, l'arbitro lascia proseguire. Perde il pallone Mancuso, lo ritrova, pressione di Valenzano, poi di Bitetto, prova il filtrante verso Cicogna. Crippa. Scivolato da Gani. Donna Ianna sul suggerimento di Summa. C'è molto bene qui la Lombardia, però anche qui insiste da solo col numero 16 Malesini. Infatti, come dicevamo, Tacchini più volte ha cercato di spiegare ai suoi di evitare i personalismi, giocare un po' più in coralità. Ancora un cambio per la Lombardia. Fuori il numero 18 Motta, dentro con il numero 19 Rudy Losso, autore di uno dei due gol che hanno permesso alla Lombardia di battere il Lazio. Dentro Rudy Losso, fuori invece il grande protagonista di questa gara, ovvero Motta, autore di tre reti nel 4-1 che fino a questo momento vede la Lombardia davanti.
rinvio dal fondo. Carbone, Donnayan. C'è stato un tocco, forse con un braccio. Calcio di punizione per la Basilicata. Gara che ovviamente ha ben poco da dire. Infatti stiamo segnando davvero pochissimo. Prova a farsi vedere la Basilicata con Lavano all'interno dell'area di rigore. Lavano, il pallone in mezzo. Lioi prova a tenere viva l'azione, ci riesce. Dentro c'è Valenzano, anzi fuori dall'area c'è Valenzano. Dentro ancora il pallone di Lioi, si allunga. Marocco va a bloccare. Colpo di testa di Cicogna, allontana Carbone. C'è il fallo, calcio di punizione in favore della Lombardia. Palla all'interno dell'area di rigore, Cicogna cerca di trovare il pertugio per tirare, trova però Summa. Lombardia che può quindi rifarsi dopo, sempre con 6 punti come l'anno scorso, però quest'anno molto più vicino il passaggio. L'anno scorso, come dicevamo, fu eliminata nonostante i 6 punti. Un girone che comprendeva anche la Campania, comprendeva l'Umbria. Tanto fuori con il numero 4 Cicogna. Dentro dovrebbe essere arrivato il momento di Giovane. Rimessa laterale per la Lombardia. Anzi, si tratta del numero 15, Merati. Calcio di punizione concesso alla Lombardia dal direttore di gara, dal signor Pizzigli di Teramo. Ancora in preparazione i cambi per la Lombardia. Ora ovviamente i due tecnici fanno ruotare i giocatori. Basilicata che domani tornerà alla base con i giovanissimi, gli allievi e la femminile, in attesa ovviamente di sapere che cosa accadrà questo pomeriggio. Juniores ancora per le Juniores è ancora possibile staccare il pass per i quarti di finale. Gara che seguiremo in diretta su LND Basilicata Channel a partire dalle ore 16, sempre dal Castrum di Giulianova. Rudy Losso va dalla Zolla. Bella la punizione con il mancino, palla che si abbassa ma non abbastanza, palla che termina di poco sopra la traversa. Donnayan. Carbone, ancora Donnayan, Summa, la pressione di Merati, poi Dagani, scontro con Tancredi, rimessa laterale per i ragazzi della squadra allenata da mister Panariello.
anche per la Panariello si tratta della, del primo anno sulla panchina della rappresentativa. C'è stato un vero e proprio cambio totale sulle varie panchine delle tre squadre. Quest'anno Borneo, Panariello, Polino per la femminile e poi Magnello per la Juniores. Intanto il pallone a sinistra verso il numero 10, Lavano, palla in mezzo, stacca Mancuso. Riesce a impadronirsi del pallone la Lombardia, allontana Marsetti. Valenzano, la pressione di Lagotana, Valenzano che riesce a liberarsi del pallone, Tancredi. Poi Lioi che si è spostato più in avanti con Tancredi che è andato a fare il terzino, Lioi che fa al posto di Soldo. Rimessa laterale per la Lombardia, siamo quasi al trentesimo, manca un minuto al trentesimo, 29 minuti di gioco. Colpo di testa di Merati, non riesce ad arrivare sul pallone di Bitetto, ancora Merati in due su di lui, bravo Carbone a strappar via il pallone al diretto avversario, parte, palla al piede Carbone, perde per un attimo la sfera, col tacco riesce a servire Lavano, Lavano si invola verso l'area di rigore, dentro il pallone, poi la spinta nei confronti del giocatore della Basilicata che secondo l'arbitro ha accentuato la caduta, l'arbitro non ha concesso il calcio di rigore. Qualche protesta qui dalla tribuna. Lavano, palla sulla coscia di Milesini. Valenzano, buono il pallone per Lavano all'interno dell'area di rigore, Lavano regala il pallone a Marocco. Palla recuperata dalla Lombardia. Riesce a portare avanti la sfera Martoccia. Rimessa laterale per la Basilicata. Espulso intanto Dagani che ha protestato col direttore di gara. Non abbiamo visto se ha tirato fuori il secondo giallo. Sta di fatto che, perché Dagani era già ammonito, sta di fatto che al minuto numero 31 è arrivata l'espulsione per Dagani, quindi Lombardia in 10 e Dagani che salterà la prossima sfida. In questo momento la Lombardia, in virtù dell'Abruzzo che è passata a 7 punti, seconda quindi la Sicilia, dovrebbe essere l'unica squadra con 6 punti, quindi sicura ormai del pass per i quarti di finale che si disputeranno tra due giorni. Calcio di punizione per la Lombardia. Prova all'interno dell'area di rigore, stacca Carbone.
Poi Di Bitetto non arriva sulla sfera in vantaggio di Oreggi, la palla che termina fuori, la rimessa laterale per la Lombardia. L'ultimo tocco da parte del numero 7 di Bitetto, rimessa dal fondo per la Basilicata, ci avviciniamo alla chiusura della partita, sono 33 minuti di gioco. Una gara che soprattutto nel secondo tempo, a parte forse l'espulsione di Dagani, un paio di azioni per parte, non ha fatto segnalare nulla. Con la Lombardia ormai in controllo della partita, è riuscito però ad accorciare, ovviamente nel secondo tempo è arrivato il gol di Lavano, questa l'azione più importante, ovviamente il gol della Basilicata. Sono 4 in totale le reti totalizzate dalla Basilicata fino a questo momento. 2 con la Juniores ieri pomeriggio, 1 sul rigore questa mattina. Tra l'altro il gol di Lavano, il primo su azione in questo torneo delle regioni per la Basilicata. Intanto la corsa da parte di Merati, chiuso però molto bene l'intervento in scivolata di Carbone. Giallo per Summa. Ancora un cambio per la formazione lombarda, cambio tra i pali. Dentro Cirenzi. Fuori il portiere Marocco. Prova a mettere il pallone in mezzo di Bitetto, allontana la retroguardia della Basilicata, c'è a terra un giocatore della formazione lombarda, Merati. Pronto a rialzarsi Merati, arriva anche in questo caso lo staff medico, gara che si trascina fino alla fine. Mancano 4 minuti. Fuori Merati dal rettangolo di gioco. Anche se a breve potrà rientrare. Rimessa laterale per la Basilicata. Non mancano 3 minuti alla chiusura della partita. Palla sulla destra, insegue la sfera numero 16 Milesini. Palla dentro, arriva il fuorigioco, la segnalazione di fuorigioco da parte di Esposito di Pescara. Calcio di punizione battuto. De Oregi. Poi Marsetti. Palla profonda, facile per Donnayan. Secondo me
Carbone. Palla sinistra per Lavano. Va giù, c'è il fallo da parte di Lavano, fallo su Millesini. L'uscita di Donnayanna facile. Noi ne approfittiamo per ringraziare l'ufficio stampa della Basilicata, tutte le sue componenti tra dirigenti, ovviamente chi si è occupato tecnicamente di fornirci informazioni in tempi ridotti, informazioni preziosissime per poter raccontare le gare della Basilicata, questo percorso in Abruzzo. Arriva un altro cambio per la Lombardia, fuori con il numero 14 Martiri, dentro col numero 17 Miucci, tanto era stato ammonito anche l'autore del gol del 4-1, ovvero Lavano. 5 minuti di recupero, quindi altri 5 minuti e mezzo. Colpo di testa del numero 17 Summa. Di Bitetto. Palla ancora all'interno dell'area, spazzata dalla retroguardia della Basilicata. Poi Mancuso. Forse un tocco con un braccio. L'arbitro lo vede e difatti segna il calcio di punizione. Intanto occhio questo face to face tra Di Bitetto e Carbone. Intanto la conclusione con il sinistro da parte di Grande. Carbone, Napoli, ancora Napoli, alza la testa, prova ad andare in profondità, la chiusura a destra da parte di Millesini. Il merito fino a questo momento della selezione lucana è stata senz'altro quella di mettere in difficoltà due grandi squadre, almeno per quanto concerne il discorso di tradizione, quello che hanno fatto negli anni nel torneo delle regioni, parliamo di Lombardia e Lazio. Stamattina i giovanissimi hanno fatto rischiare alla Lombardia di non staccare il pass per i quarti e di fatto la Juniores tiene in piedi la qualificazione. Intanto arriva un altro giallo, giallo per un giocatore della Lombardia, si tratta del numero 9 Lagotana. Sta per chiudersi anche il secondo minuto di recupero, siamo agli sgoccioli di una partita vibrante nel primo tempo merito della Lombardia, meno nella ripresa. Palla a sinistra, ma in fuorigioco Lavano. Fischia l'arbitro, qui c'è il fallo in attacco di Miucci, entrato da poco in campo. Carbone. Summa. Di testa ma Millesini. Lontana Miucci, poi Merati,
palla profonda per Di Bitetto. La chiusura ancora di Summa, molto più attenta nella ripresa la retroguardia della Basilicata. Ha avuto grosse difficoltà con Motta, che ha segnato 3 reti quest'oggi. Giallo per il numero 7 Di Bitetto. Ancora qualche secondo per battere questa rimessa laterale. Carbone. Napoli. Anticipato Lavano. Miucci. Ultimo tocco della Basilicata. Milesini. Donnayan. Palla lunga di Donnayan al volo, è andato a Rudy Losso. Anzi, era il numero 5 Crippa ad aver spazzato in precedenza. Siamo alla fine, 20 secondi ancora. Arriva la segnalazione dell'assistente, c'è il fuorigioco. Mancuso. Ascellioi, mentre abbiamo superato il quinto minuto di recupero. Lavano, calcio dalla distanza, la palla deviata, termina fuori. Finisce qui la partita, 4-1 Lombardia che stacca il pass per i quarti di finale. Le reti, tripletta di Motta, gol di Bertocchi, invece Lavano per la formazione lucana. Allora noi ci risentiamo alle ore 16 per la Juniores, sempre Lombardia-Basilicata, per vedere come se Magnello riuscirà con i suoi ragazzi a passare il turno.